Oggi parliamo del peso del basso. Partirei innanzitutto col cercare di sfatare una leggenda metropolitana che quantomeno ai miei tempi insomma girava abbastanza, cioè il fatto che i bassi pesanti suonassero meglio. E questa era una cosa che si sentiva dire molto spesso, poi ciascuno ci aggiungeva le proprie teorie per giustificare questo concetto. Beh, riguardo a questo vi posso dire che, insomma, nella mia esperienza di bassi ne ho avuti parecchi, ne ho avuti di pesanti, ne ho avuti di leggeri, e quello che vi posso dire è che ho trovato dei bassi pesanti che suonavano molto bene, ho trovato dei bassi pesanti che non erano niente di che, ho trovato dei bassi leggeri che suonavano molto bene e ho trovato dei bassi leggeri che non erano niente di che. Questo per dire quindi che il peso dello strumento e il come suona lo strumento, dal mio punto di vista, per la mia esperienza, non hanno assolutamente nessun tipo di relazione. Quindi, per quanto mi riguarda, la leggenda metropolitana del fatto che i bassi più pesanti suonano meglio non ha assolutamente nessun tipo di fondamento. Un'altra cosa interessante che riguarda il peso è il fatto che spesso capita di trovare magari persone che dicono: beh, in fondo cosa vuoi che sia? Perché farsi tante paranoie, insomma, sul peso dello strumento, no? Noi siamo veri uomini, siamo dei macho, quindi voglio dire, l'uomo duro, insomma, che imbraccia lo strumento pesante, non c'è nessun problema. Ora, per carità, va benissimo, ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi voglio dire, uno può tranquillamente decidere di imbracciare strumenti pesanti, uno può anche decidere di prendere una cassa 4x10 e usarla per fare sollevamento pesi, se uno ama l'attività di sherpa con la propria attrezzatura può farlo liberamente, non c'è nulla di contrario in questo, voglio dire, però c'è un piccolo aspetto che sarebbe importante anche da questo punto di vista, cioè l'importante è capire che il peso della strumentazione e la musica non c'entrano niente gli uni con gli altri. Quindi essere un buon musicista e avere una strumentazione pesante o meno non c'entra nulla. Se vi sentite, diciamo, più uomini veri con della strumentazione pesante, siete liberi di farlo, ma sappiate che questo non ha nulla a che vedere col fatto che siate o meno dei buoni musicisti. È assolutamente indifferente. Le due cose anche in questo caso non si parlano assolutamente. E veniamo allora quindi al concetto proprio del peso. Dici, perché il peso dello strumento è importante? Io oggi sono abbastanza contento perché inizio a vedere che ci sono persone, anche giovani, che quando vanno ad acquistare uno strumento si informano di quanto pesa quello strumento. In realtà questa è una cosa assolutamente sana e giusta come domanda, perché il peso di uno strumento fa parte di quelle caratteristiche che io definirei ergonomia dello strumento e che sono una cosa assolutamente importante. Non possiamo limitarci nella valutazione di uno strumento a guardare come suona. Quello è sicuramente un aspetto importante, ma lo strumento poi dovrà essere imbracciato, dovrà essere tenuto a spalla per tante ore magari, soprattutto se questo poi per caso diventa un lavoro o comunque un'attività sufficientemente impegnativa. E il peso dello strumento unito al bilanciamento, diciamo, dello strumento, cioè al fatto di restare in posizione una volta che lo mettiamo e di non tendere a cadere dalla parte della paletta, queste caratteristiche ergonomiche sono a mio parere invece estremamente importanti per il benessere del musicista, voglio dire, e hanno quindi un impatto poi anche sul come suoniamo. Uno strumento più sarà confortevole dal punto di vista ergonomico, più farà sì che noi saremo sicuramente a nostro agio con quello strumento e suoneremo quindi meglio. Ecco perché è importante guardare anche il peso dello strumento. Ora, non è che c'è una regola che dice qual è il peso giusto dello strumento. Io vi posso dire la mia idea di quello che può essere un peso tutto sommato accettabile. Però sicuramente l'attenzione al peso è una cosa importante, perché, come dicevo, passa attraverso poi il nostro benessere fisico e anche col fatto che ovviamente alla lunga si possono altrimenti generare comunque dei danni che poi diventano permanenti e che ci porteremo dietro, che magari non vedremo subito, le vedremo a distanze di parecchi anni, ma raccoglieremo quello in qualche modo che abbiamo seminato.
Allora, in questo caso il peso dello strumento, io penso che quando parliamo di un normale basso, se stiamo intorno ai 4 kg siamo in un peso assolutamente ragionevole e un peso che tutto sommato non genera sicuramente degli stress eccessivi, per quanto comunque qualsiasi carico noi mettiamo sulle nostre spalle in qualche modo è un qualche cosa che il nostro corpo poi deve gestire. Quando iniziamo a avere invece strumenti decisamente pesanti, magari 5 kg o pesi che si iniziano ad avvicinare a quelli o anche superiori, ecco, a quel punto qualche problema c'è. Ricordiamoci un'altra cosa, che fare degli strumenti che non siano eccessivamente pesanti è assolutamente fattibile. Non è quindi un fatto che richieda delle tecniche esoteriche per raggiungere dei pesi di questo genere. Si tratta semplicemente della volontà o meno del produttore di filtrare le tavole di legno in modo da garantire anche un peso adeguato. Ora, se su uno strumento economico questo è tutto sommato giustificabile, nel senso che se costa poco posso capire che il produttore non può anche spendere, diciamo, risorse per filtrare ulteriormente i legnami che utilizza. Ma se invece stiamo parlando di uno strumento già che inizia a essere costoso, se il produttore ci propina gratuitamente uno strumento pesante, lo fa semplicemente per il suo guadagno personale, perché non vuole investire tempo e soldi nel cercare di darci uno strumento che sia migliore dal punto di vista del peso. Ecco, allora da questo punto di vista io onestamente quel tipo di produttori ormai tendo a lasciarli da parte, perché mi sembra che mi stiano prendendo in giro come cliente, voglio dire. Come cliente credo di avere il diritto di avere degli strumenti che abbiano un peso assolutamente accettabile. Quindi quando pensate all'acquisto di uno strumento, chiedete quanto pesa e valutate che lo strumento che andate ad acquistare abbia un peso comunque che sia assolutamente accettabile, perché è una cosa davvero importante. Spero con questa piccola chiacchierata, veramente forse anche un po' umoristica in qualche punto, però vi abbia lasciato qualche spunto di riflessione assolutamente realistico e importante. Quindi occhio al peso del nostro strumento.